Buongiorno a tutti, bentrovati. Oggi affronteremo un quesito dell'esame di Stato del 2009. È un problema grafico, determinazione dello scarroccio, dell'angolo di scarroccio e dell'angolo di deriva, determinazione della corrente con gli strumenti di bordo. Non è complicato, andiamo a leggere. La nave sta seguendo prora vela 075, velocità proprio 20 nodi. In una zona di vento e corrente, il vento è di grecale, la velocità letta sul solcometro è 18,5 nodi, la velocità letta sul sonar Doppler 19 nodi. Qui non specifica quali devono, a che cosa devo assegnare, come si chiamano queste due velocità, ma lo devo capire io. L'angolo complessivo di scarroccio e deriva più 10 gradi. Calcolare rotta superficiale, rotta vera, angolo di scarroccio, l'angolo di deriva, direzione della corrente e intensità della corrente. Allora, innanzitutto, quella letta sul solcometro è la velocità superficiale, quindi scriviamola qua. Velocità superficiale uguale 18,5. E quella letta sul sonar Doppler è velocità effettiva 19 nodi. Adesso dobbiamo scegliere una scala. Ci dobbiamo però ricordare che l'angolo complessivo di scarroccio e deriva è la differenza che c'è tra la prora vera e la rotta vera. Quindi basta fare prora vera più 10 gradi e noi conosciamo subito la rotta vera. Quindi qua possiamo scrivere 0,85. Prima di iniziare, ricordiamo una cosa: non ho visto l'intensità del vento perché quella letta sull'anemometro non c'entra nulla. Dipende da quanto la nave offra il muro al vento, quindi poi vedremo che l'effetto del vento è sì dipendente dalla sua intensità, ma non è direttamente proporzionale, dipende da quanto la nave offra al vento. Allora, per fare questo esercizio, siccome 0,75 è verso est, più o meno verso nord-est, facciamo l'asse, il meridiano, più a sinistra possibile. Qua ci scriviamo nord vero e il parallelo lo facciamo piuttosto verso il basso. Se vogliamo allungare, prendiamo l'altra squadretta, mettiamo sull'ipotenusa e allunghiamo. Adesso dobbiamo mettere i due vettori che conosciamo. Noi sappiamo il vettore proprio che è 0,75 questo punto di incrocio delle linee si chiama lo zero della squadretta sul meridiano, qui è 0,75 l'altra squadretta sul cateto e andiamo a disegnare. Lo spazio a nostra disposizione è sufficiente, quindi qua scriviamo scala un centimetro corrisponde a un nautical mile, così almeno abbiamo anche scritto la scala. Bene, quindi qua adesso dobbiamo fare il vettore proprio 0,7520. VP. Poi mettiamo subito il vettore effettivo che è, leggiamo bene, 0,85 19.
Questo signore qua è LSC più LDR, l'angolo complessivo. Quindi qua scriviamo LSC più LDR. Sarebbe l'angolo di scarroccio più l'angolo di deriva. Allora, adesso dobbiamo disegnare il vento. Il vento è un vento di maestrale, quindi adesso prima andiamo a disegnare il simbolo e poi disegniamo l'effetto. Vento di maestrale, scusate, vento di grecale, leggiamolo bene, vento di grecale, vento di grecale da nord-est. Quindi mettiamo su 0,45 e possiamo mettere il simbolo del vento. Qui metto un'intensità di 20 nodi, però a me basta mettere il simbolo del vento. Bene, che significa? Che comunque la nave, essendo posizionata in questo modo con la sua prua, offre le mura a sinistra, vedete, dritta sinistra al vento, quindi l'effetto dello scarroccio sarà parallelo alla direzione del vento. Quindi noi adesso mettiamo un piccolo vettore qui, non sappiamo quanto farlo lungo, adesso vedremo. Questo è l'effetto del vento. Bene, adesso dobbiamo prendere la velocità superficiale di 18,5, basta misurarla sul vettore proprio per comodità, 18,5, eccola. Poi col compasso, eccolo qui il compasso, vedete? Adesso tolgo così non fa ombra. Passo nautico, andiamo a vedere dove questa velocità va a toccare, facciamo ovviamente come se fosse un compasso a punta scrivente, dove questa velocità va a toccare, vedete, il vettore, l'effetto del vento qui. Quindi questa sarà la rotta superficiale. La faccio tratteggiata così da vettore superficiale. Andiamo a leggere la rotta superficiale. Metto la scodetta così, non sarebbe da fare mettere la scodetta al contrario, però per comodità di lettura adesso la metto in questo modo. Ecco, guardate, aspettate, la metto un po' meglio. Eccolo, guardate, andiamo a leggere, ecco, 0. 70, 070, 075, 76, 77, 078. Quindi qua scriviamo rotta superficiale 078 gradi. Quindi questo angolo, che è questa volta l'angolo di scarroccio, è da 075 a 078. Quindi l'angolo di scarroccio è più 3 gradi. Ah, conseguentemente l'angolo di deriva qui, LDR, è la differenza, quindi più 7 gradi. Abbiamo trovato già i due angoli. Bene, come dobbiamo calcolare adesso la corrente? Quella che sto disegnando adesso è il vettore corrente. Che va dalla cuspide del vettore superficiale alla cuspide del vettore effettivo. Andiamo a prendere adesso questa, che è la direzione della corrente, e ce l'andiamo a misurare.
Io vado a vedere qui, adesso è 1, 5, 6, 1 o 3, 3, 6, professore, ma questa direzione è 1, 5, 6. 1, 5, 6, 1, 5, 7, 1, 5, 7 e mezzo, quindi direzione corrente 1, 5, 7,5 gradi. Intensità corrente, basta misurare questa che è relativa sempre all'ora, mi viene 2,4 kN, 2,4 kN. Quindi grazie agli strumenti di bordo noi abbiamo determinato il vettore corrente e abbiamo determinato anche l'effetto del vento. Qua possiamo scrivere effetto vento. In un'ora lo scarroccio, questo qui in un'ora è lo scarroccio, quanto mi fa cambiare lo scarroccio? 1,9, 1,9 nautical mile in un'ora, questo in un'ora, ok? Questa è una distanza, quindi abbiamo messo nautical mile. Se la dobbiamo rapportare all'ora, diviso un'ora, ovviamente diventano 1,9 1,9 nodi. Quindi questo è lo scarroccio orario in un'ora, l'effetto del vento in un'ora. E questo è il vettore corrente con il suo simbolo, ok? Come quello della corrente alternata. Questo esercizio non era assolutamente difficile, infatti mi ricordo i ragazzi l'hanno fatto in molti. Però bisogna fare attenzione al disegno. L'ho fatto col pennarello, farlo con la matita ovviamente viene, non si vede bene sul filmato, ma viene molto molto più preciso. Spero di aver fatto cosa gradita. Buona giornata a tutti.